Ciao a tutti e bentornati, io sono Paola Reggiani e oggi parleremo di un bellissimo libro che ho letto. Se vi piacciono i libri con ambientazioni di guerra, libri che parlano della nostra contemporaneità, beh, ecco, questo libro effettivamente fa il caso nostro perché in realtà parla di vicende accadute nel secolo scorso, in particolar modo durante la Seconda Guerra Mondiale, e il punto di vista è assolutamente originale perché è quello di un soldato tedesco. Il libro è di Remarque, uno pseudonimo di un autore tedesco, e si intitola Tempo di vivere, Tempo di morire. La mia edizione in realtà, come potete vedere, è molto vecchia, è vissuta, ma sapete che io amo i libri di seconda mano. È un'edizione Mondadori del 1983, in realtà la prima edizione del libro è uscita nel 1954, ecco, quindi anni 50 del Novecento, e consta la bellezza di 388 pagine. Pagine che comunque si faranno leggere davvero molto rapidamente perché la storia è davvero avvincente. La storia è quella di, non so se pronuncerò bene il suo nome perché io il tedesco non l'ho mai studiato, comunque il ragazzo si chiama Ernst Gruber. In sostanza incontriamo il protagonista quando è al fronte e dopo anni, 2 o 3 anni di guerra, riceve finalmente una licenza di ben 3 settimane. Effettivamente, se pensate a quanto lunghi possano essere 3 anni di guerra, una licenza di 3 settimane sembra gran poca cosa, ma Ernst dirà a più riprese che quelle 3 settimane gli sono sembrate una vita, anche se per lui oramai la vera vita è quella del fronte. È un ragazzo giovane che nel contesto della Germania nazista in realtà non si fa affascinare da questo mito del capo forte, da tutti i disegni sulla razza ariana, e anzi assume una posizione critica nei confronti di Hitler e del suo regime, anche se rimane comunque fortemente legato al proprio paese. Cercherà nel proprio piccolo comunque di fare qualcosa. Faccio un esempio: di fronte a un collega che intende uccidere degli ostaggi russi, lui li farà scappare. C'è ancora molta umanità in questo ragazzo. In sostanza, comunque, riceve la licenza, scopre che il suo paese originario è stato distrutto dai bombardamenti e non riesce più a trovare i suoi genitori. Questa, secondo me, è un po' una pecca del libro, perché effettivamente scopriamo a più riprese, veniamo a sapere attraverso le investigazioni di Ernst, che i suoi genitori sono ancora vivi, semplicemente sono emigrati in un'altra città. Lui cercherà di rintracciarli, si recherà in alcuni uffici, raccoglierà testimonianze. Beh, arriviamo alla fine del libro, che Ernst non è riuscito a ricongiungersi con i suoi genitori, è dovuto ritornare al fronte e in sostanza non li rincontrerà mai più. Dei genitori, quindi, a parte questa ricerca che coinvolgerà forse la prima metà del libro, non ne sappiamo più niente. Questo forse anche perché tutte le attenzioni del giovane Ernst sono calamitate dalla presenza femminile del libro, la grande protagonista femminile che è Elizabeth. Elizabeth, figlia di un noto dottore che viene internato in un campo di concentramento e che quindi dovrà cercare di cavarsela da sola. In realtà è un'operaia, quindi si reca al lavoro, ma a casa è sorvegliata da una donna del partito, molto rigorosa, molto rigida e anche molto scontrosa anche con Gruber, con Ernest, il nostro protagonista, fino a che lui non riuscirà a corromperla con qualche chilo di zucchero. Tra Elisabeth e Ernest nasce la passione, i due si innamorano, addirittura si sposeranno. Ma lui capisce solo dopo aver avviato tutte le pratiche e dopo averle chiesto la mano che forse si tratta di un piano un po' rischioso perché Elizabeth verrebbe molto esposta, si verrebbe a sapere del padre internato e quindi ha paura che in sostanza la portino via. Comunque sia, riuscirà a fare in modo che Elizabeth non venga toccata, anche grazie alla sua amicizia di convenienza con un compagno di scuola che nel frattempo è diventato un fedelissimo iscritto al partito, una SS addirittura, dal quale si reca saltuariamente più che altro per farsi dare beni di prima necessità e non solo perché la SS stava molto bene.
in virtù delle proprie relazioni, della propria posizione. Quindi ecco, l'atmosfera in cui ci immergiamo con questo libro è proprio quella della Germania nazista che sta perdendo la guerra. Gröber e i suoi compagni ne hanno qualche sentore, ma fino alla fine non ne hanno la certezza, fino a che i russi non sfondano proprio le loro linee. E insieme al protagonista ci sembra quasi di emergere dall'acqua, di prendere una boccata d'aria in queste 3 settimane raccontate di licenza in cui incontra amici mutilati, va alla ricerca dei genitori, trova Elisabeth e si sposa con lei. Potete immaginare anche la rapidità di questo evento. Un libro quindi che vi immerge nell'atmosfera di metà secolo scorso e vi può dare testimonianza sulle pratiche, anche annotazioni di tipo storiografico, non lo so, le sovvenzioni a Hitler, alle famiglie numerose per esempio. Un libro quindi che ho apprezzato moltissimo e relativamente al quale un collega mi ha dato un'informazione preziosa, ha detto che esiste anche un film. Io personalmente non lo sapevo e penso che lo guarderò perché mi è piaciuto davvero molto, al di là dell'epilogo che, come potete immaginare, non è dei più felici, ma d'altra parte quando siamo in un contesto bellico, quando mai insomma prevalgono sensazioni, emozioni positive e chiaramente un lieto fine. Ecco allora, Tempo di vivere, tempo di morire. Poco più di 380 pagine nella mia edizione Mondadori, in cui ripercorriamo l'esperienza al fronte di un giovane soldato, Ernest Gröber, e le 3 settimane di licenza che il ragazzo ha, in cui cercherà di ricostruire la propria vita distrutta dalla guerra, per poi ritornare al fronte e assistere in prima persona al devastante spettacolo della distruzione da parte degli alleati. Buona lettura, non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace qui sotto. Se avete già letto il libro, se avete visto il film, sarei molto curiosa di ricevere una vostra opinione, un vostro commento. Scrivete qui sotto e non dimenticatevi di condividere il video sui vostri canali social, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp. Alla prossima!